Ehi, Maria! Maria Harvey! È la serata data per stare al calduccio. Magari chiamiamo anche Mary, come l'ultima volta. Zitto, Ben. Vengo proprio da casa di Mary. Ora c'è Joseph. E lo sai che non vuole essere disturbata. L'ultima volta le ha addirittura rotto la finestra, perché ci ha visti con un uomo. Mary è molto giù, lo sai. E non dovrebbe bere. Che pena che mi fa. Mi ha detto, in confidenza si intende, che vorrebbe tornare al suo paese. Ha ragione. Cosa sta a fare qui? Lei è così carina, simpatica. Laggiù ha una famiglia. E sembra che stiano anche abbastanza bene. Lo sapevi che ha lavorato pure per un bordello importante qui a Londra? Cavoli, per essersi ridotta a girare con noi, deve essere successo qualcosa di veramente brutto. Veramente brutto. Ah, mi meraviglio che io stia qui a parlare con te. Sei ubriaco, fradicio come sempre. Comunque, Mary era richiestissima. Aveva bauli pieni di vestiti e... Ma lei è troppo buona per fare questo lavoro. Sai quante volte ha ospitato me e alcune amiche perché non voleva che fossimo qua fuori al freddo a battere? Ma non facevi la lavandaia, sporca gente! Ti ci vorrebbe una bella lavata di testa, te lo dico io. Urla più forte, che a Westminster non ti hanno sentito bene. Eh sì, Mary si è proprio ridotta a andare in giro con una come te. Ci vuole fegato! Sai dove te la puoi ficcare la bottiglia, Ben? Imbecille! È tardi, signore. Sono molto stanca. Provate domani sera. Ah, se è così. Mettete la mano nella finestra rotta e aprite pure la porta. Eccovi. Siete proprio un signore distinto. Chiudete, che fuori si gela. La finestra si è rotta qualche giorno fa. O meglio, l'ha rotta Joseph qualche giorno fa. E io, stupido, ho perso la chiave. Chi lo sente, domani il padrone di casa, oltre ai soldi, mi farà pagare pure la chiave. Che rimanga tra noi, eh? Sarà il nostro piccolo segreto. Questa sera siete fortunato, Marie-Jeanette dalla Francia è pronta per soddisfarvi. Oh sì, ho imparato un paio di cosette là a Parigi. Perché restate in piedi a fissarmi? Guardate che sono stata davvero in Francia. Ah, guardate il quadro sul camino. Carino, vero? Mi ricorda il mio paese, l'Irlanda. Ma quale Francia, signore? Sento che posso essere franca con voi. Ci sono rimasta solo 2 settimane, le più brutte della mia vita. Là sono dei veri depravati. Ah, quanto mi manca la mia terra, signore, non le immaginate neanche. Vengo da un paese di pescatori. I prati sono verdissimi e le nuvole si rincorrono nel cielo della mia bella Limerick.
quando ero piccola correvo in mezzo all'erba e il vento mi scompigliava i capelli e... scusate. Sapete, non parlo molto del mio paese. Ho la famiglia laggiù. Uno dei miei 7 fratelli è addirittura nella guardia scozzese. E io sono qui. Rido, almeno fuori rido, e canto. Mentre canto credo di essere ancora laggiù, sulla costa che si getta nel mare, e ripenso alle onde che mi spruzzano il viso. Non ho mai l'occasione di parlare con un uomo colto, sapete? Almeno voi lo sembrate. Ho sposato la notte, caro signore. Le mie scogliere sono diventate marciapiedi di Whitechapel e l'acqua sul viso, le mie lacrime, la pioggia nera di Londra. Allaccio i miei stivali, mi metto il mio grembiule bianco e via, si canta. E si raccattano quei 2 soldi per la pensione. Ho 25 anni e già sento che la corrente del Tamigi mi sta travolgendo come quei tronchi che scendono in mare dopo la tempesta. Sono così stanca. Ma mi sono data un traguardo. Con i soldi che prendo metterò da parte ogni giorno qualcosa, anche solo un penny, e mi imbarcherò sulla prima nave per tornare nella mia terra. Le mie amiche dicono che chi è perduto lascia l'anima nel luogo dove essa si è perduta. No, no, a Mary Kelly l'anima non la può rubare nessuno. Io sono quel mare, quei prati. Vedete i miei occhi? Blu come il mare. Vedete i miei capelli? Rossi come il fuoco che arde nel mio cuore, caro signore. Mary Kelly è il mare, Mary Kelly è una brezza sul viso, ne sono certa. Orsù, mio caro, siate generoso e avverate il mio sogno. Il mio paese mi attende, una nuova vita mi attende. Siate voi il mio lasciapassare per il futuro.